Allora, Luca, siamo pronti per una nuova avventura di viaggio. Questa volta dove andiamo? Partiremo dalle Petronas Tower di Kuala Lumpur per arrivare a Bangkok. Bene, insomma, un viaggio a contatto, cioè partiremo dall'alto, ma in realtà poi ci inseriremo nella natura, più natura della Malesia, della Thailandia, per andare a scoprire i mercati e i vicoli più caratteristici del territorio. Insomma, oltre all'accessibilità, che andremo a scoprire, vogliamo raccontare, l'impatto e il mondo della sostenibilità in quel tipo di territorio. Esattamente. Ah, è anche un viaggio questo che è un'occasione per una causa benefica che in ogni viaggio noi scegliamo di sostenere, in questo caso sarà l'associazione Io Posso con i suoi progetti, una quella della spiaggia accessibile anche per persone con disabilità e ventilate per entrare in acqua e anche quello di un camper che si sposa benissimo con le nostre idee di viaggio e di libertà. Il viaggio infatti per noi diventa sempre quell'opportunità per fare ricerca e sviluppo, e il fatto di essere sostenuti dalle aziende è perché è proprio quell'obiettivo, quello di poi quando si torna a casa cercare di fare in modo che i prodotti e i servizi o anche il linguaggio possano diventare quanto più inclusivi possibile per far vivere delle esperienze per quante più persone possibili. Quest'anno abbiamo trovato un partner speciale che ha l'headquarter in Malesia, in Petronas, con cui abbiamo, come dire, ci siamo trovati diciamo, alla base dei valori, la resilienza, l'esplorazione del limite, l'inclusione. E poi c'è anche un aneddoto speciale perché Petronas ha acquisito l'azienda di lubrificanti fondata dalla Fiat nel 1912. Qua a Torino nello stabilimento di Santhera e quindi diciamo si creeremo un ponte ideale tra Italia e Malesia con questo nostro viaggio. Insomma, condivisione per cercare di sviluppare un viaggio sempre più inclusivo possibile. Quindi seguiteci su viaggioitalia.org.